Diciamo che non sono tanto pratica nel dipingere in plein air con acquarelli, perché gli acquarelli sono un po' limitati, secondo me, a differenza del colore ad olio. Secondo me, poi, non so, secondo a me è pratica, perché a me piace modellare le forme fino all'infinito, insomma, come permette tecnica di pittura ad olio. Ma in quel giorno ho preso come acquarelli, così per non pesare troppo il mio zaino, insomma, perché avevo altre cose da fare. Non pianificavo per davvero fare un plein air vero e proprio, infatti non ho portato nemmeno un cavalletto. Mi ha servito da cavalletto questo affare qua di plastica, che non so che, però dopo alla fine l'ho pulita, comunque non l'ho lasciato sporco. È stata una giornata strana, insomma. Non sembrava che doveva piovere, però alla fine ha piovuto e poi mi è piaciuto che sono rimaste queste macchie, diciamo, dalla pioggia sul dipinto, e perciò il dipinto ha una storia sua. Anche se non sono pienamente soddisfatta del risultato, ma alla fine mi sono divertita moltissimo, anche con gli acquarelli, ecco. Se volete guardare la versione integrale di questo video, troverete il link qua sotto nella descrizione. O andando direttamente sul mio canale, troverete il video là con aggiunta nel titolo Tempo Reale. Il video dura circa un'ora e mezzo. Hoops. Very much you remember. Very nice. Thank you. Thank you. Ma perché viene così acido dentro la camera? Da questo punto la fontana è meglio, diciamo mi piace di più, però non c'è posto dove stare, qui si sta proprio in mezzo alla strada. Penso di fare un quadro ad olio dopo, ma vediamo. Ciao, alla prossima.